Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questa live su Knights of the Old Republic. Allora, faccio un riassunto veloce, praticamente siamo in un gioco di ruolo a turni ambientato nell'universo di Star Wars e siamo praticamente senza memoria, il nostro personaggio ha completamente perso la memoria, ci siamo svegliati improvvisamente su un'astronave che stava precipitando. E siamo riusciti a fuggire indenni da quell'astronave, però siamo arrivati in un pianeta, Taris, dove praticamente non possiamo più uscire. È governato dai Sith, e ci sono diversi livelli, anche sia strutturali che sociali. Siamo da soli con questo compagno, Kartonassis, e siamo alla ricerca del comandante dell'astronave, che era un Jedi, Bastila. E dobbiamo trovarla e fuggire dal pianeta, però a quanto pare abbiamo mille difficoltà perché probabilmente a parte che abbiamo perso la memoria, ogni tanto abbiamo delle visioni strane con dei combattimenti con altri Sith praticamente, e non abbiamo alcun potere Jedi ovviamente, siamo dei soldati e stiamo cercando di sopravvivere in questo pianeta Taris, dove ovviamente non abbiamo assolutamente niente di niente. Però ci siamo infiltrati probabilmente in una taverna e siamo entrati probabilmente in una gilda dove facciamo dei combattimenti per soldi, ovviamente. Questo lo facciamo per sopravvivere, però intanto stiamo cercando altri contatti per trovare un modo per scendere negli altri livelli della città di Taris e trovare Bastila. Allora, andiamo avanti ovviamente con questa situazione. Avevamo visto come ultima cosa praticamente un medico che sta cercando di curare una malattia, la malattia di Rakul, è solo che ovviamente non abbiamo praticamente modo di poter scendere e arrivare nei bassi fondi dove eventualmente è richiesto l'incontro con chi governa praticamente la città nei bassi fondi e quindi raggiungere anche il siero per la cura a questo male. Questa è la taverna. Adesso andiamo a fare un altro combattimento. Così prendiamo un po' più di soldi. Ma sì, dai, sono pronta per il duello. Gioca col molerà. Chien congio pesa. Nova molerà gi. Cere yon tora anci. Ai tatia. Vulla unna cimec. Ba molerà slimo anna cubistin. Sì, sono pronta. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. Over in this corner, a woman with steel on her bones and ice water in her veins. She's cold and quick as death itself. You know her. You love her. Ice. And in the other corner, a rising star taking that first step into the big leagues. I give you the mysterious stranger. Ragazzi, scusate, ho dovuto abbassare un attimo il volume perché era un po' troppo alto. Scusate, c'è stato quel disguido. Allora, adesso faccio un attacco veloce e poi provo a spostarmi. Non
risposta, va bene. Like we have a rising star in the mysterious stranger, folks. But how high can this star soar? You'll just have to watch and see. Ok, abbiamo preso un po' di punti. Parliamo con chi abbiamo sfidato. I've never been one to shy away from the cold, hard truth. So I'll just come right out and say it. I can't compete with the likes of you, stranger. I know when I'm overmatched. You're good. Very good. But you're wrong if you think that means I'm suddenly going to warm up to you. Truth is, I really don't have anything more to say. So you might as well move on. Ok. E ci rimane di sfidare soltanto lui, Marlo. Pretty impressive, stranger. Ice is no pushover. People are starting to take notice of you. They say you're the best thing to come along since Twitch stepped into the ring. If you're gonna keep climbing the ranks, then I guess I'm next on your hit list, kid. I'm looking forward to it. Vorrei porti alcune domande. My area of expertise is pretty much limited to the dueling ring and the other combatants here at the cantina. But I'll try to answer any questions you might have. Vorrei chiederti dei duellisti in particolare. You've come to the right man. I've been dueling here for nearly 20 years, and I remember every duelist who's been through this cantina. Of course, there are only five of us left now. Duncan, Gerlon, Ice, Twitch, and me. Bendak Starkiller comes in once in a while, but he's retired now. Parlami di Duncan. Duncan? Worst duelist ever. His nickname is Deadeye because he fights like he's blind. I wouldn't worry about him. Di Gerlon? Gerlon used to be pretty good before the accident. His blaster overheated during a match and exploded. One in a million occurrence. Paralyzed three fingers on his right hand. They call him Gerlon Two Fingers now. He hasn't been the same since the accident. But he's still out here trying to earn a living. That's why I never fight with blasters. Okay. Di Duncan, che mi sa dire? Duncan? Worst duelist ever. His nickname is Deadeye. Oddio, no, l'abbiamo già detto. Di Ice. Ice? She's not much for personality, but she's a hell of a fighter. Confident, steady, popular with the crowd, too. If you go up against her, you know you're in for a tough match. Twitch? Twitch? I think that Rodian is completely crazy, but he's very, very good despite his insanity. Or maybe because of it. Even I can't beat him. E di te? Me? I've seen my share of battles. My best years are gone. But I can still hold my own against anyone in here. Except maybe Twitch. Ok. Sai dirmi qualcosa su Bendak Starkiller? What can I say? Bendak was a legend. Never lost a match his entire career. But he was bloodthirsty as an Iridorian battle rager. Never liked having to face the same opponent twice. Got so he wouldn't battle anyone unless it was a death match. When they made death matches illegal, he went into retirement. He still hangs around here sometimes. Bendak's the best there ever was, plain and simple. Even now, I'd bet that anyone who steps into the ring with him wouldn't make it out alive. Vorrei chiederti altre cose. My area of expertise is pretty much limited to the dueling ring and the other combatants here at the cantina. But I'll try to answer any questions you might have. Sai qualcosa di quei gusci di salvataggio della Repubblica che si sono schiantati nei sotterranei? Only what I heard from the news. Ciao, ragazzi, benvenuto. Which are all censored by the Sith. Some pods crashed into the Undercity. Anyone caught harboring survivors will be arrested and executed. Really, I don't think it's any of my business. The Sith want to call themselves rulers of Terrace? It's fine by me, just so long as they don't shut the duel ring down. Informazioni generiche su Taris? I can only tell you what is recorded in the basic visitor guides.
The Upper City is a beautiful destination where intergalactic travelers can find all their basic needs. If you're looking for excitement, the duel rings here are your best bet. Stay out of the Lower City. It's nothing but a gang-ridden slum. Is there anything else you want to know? No, dai. Arrivederci. Goodbye, stranger. Maybe we'll talk again later. Allora, praticamente si tratta di un gioco di ruolo dove praticamente noi siamo questo personaggio e senza nome, non sappiamo, non ricordiamo neanche il nostro nome. Siamo precipitati su questo pianeta e adesso dobbiamo cercare di uscirne. Il problema è che è completamente chiuso, non si può uscire da questo pianeta perché è governato dai Sith. Il gioco è ambientato nell'universo di Star Wars praticamente e quindi siamo chiusi in questo pianeta. Dobbiamo trovare il nostro comandante Bastila, che è una Jedi, e stiamo cercando di sopravvivere e nel frattempo cercare di andare anche negli altri piani, che però sono interdetti perché i Sith non vogliono che ci si va. E quindi adesso siamo in questo posto, che probabilmente è una cantina. Questa sala è governata dal lato in fondo e combattiamo per soldi, probabilmente andiamo in un'arena. Questi sono i vari sfidanti che abbiamo già sfidato quasi tutti, manca solo il personaggio con cui stavamo parlando prima, e quello in fondo, e questo Rodiano Twitch. Oscar, ci scanicciu la rupa botegna lo GGPT. Di che diavolo stai parlando? Ava uba basca duana cicciopa mosca chio cacu. Ok, ciao. Paco cicciopa kimba muri rabuana gi Cisca. Vabbè, questo non riesce a dire due cose sensate una davanti all'altra, praticamente. Cominciamo a parlare anche con altri personaggi che possiamo trovare in questo luogo. Dunque, qualcuno che abbia un nome eventualmente con cui non abbiamo ancora parlato, ovviamente. Familiare. Where did you get those clothes? A trash compactor in the Lower City? And where are those drinks we ordered? Mi spiace, non sono il tuo cameriere. Careful what you say. I get the feeling this spoiled brat could cause us more trouble than she's worth. Why is the help here so incompetent? One word from Daddy and I could get you fired. Vabbè, proviamo a persuadere, ma mi spiace, non ti arrabbiare, andrò a prendere quel drink. It's too late for apologies. Daddy's going to hear about this. You'll lose your job for sure. Ma non lavoro qui. Vabbè. Ah, eccolo Bendak. Leave me alone. I'm not giving out any autoprints to my fans today. Autografi, di che stai parlando? What? You don't recognize me? I'm Bendak Starkiller, the most famous blaster slinger on Taurus. Over 100 duels without a loss. Every one of them a death match. Come mai non stai con gli altri duellisti? I'm retired now. Once death matches became illegal, I just got bored with the game. I got no interest in using stun blasters. There was nobody left to challenge me anyway. I've seen you in the dueling ring, but you haven't impressed me. Now, if you could beat all these other pretenders, that might get my attention. Vorrei porti alcune domande. Since I'm not going to answer them, you'd just be wasting your breath. So, move along before people see us talking and think I'm signing autoprints today. I don't want to be mobbed. Vabbè, allora devo andare. Ciao. Off with you then. I'm done with this conversation anyway. Carino. Molto gentile.
Allora, intanto mi prendo un medpack perché effettivamente stavo un po' giù con l'energia dopo il duello. Okay. Ready. E adesso? Visto che... Oddio, anche Kurt in teoria potrebbe avere due lame tra le mani. Aspetta. Ah, però no, lui non può usare le spade proprio. Ok, vabbè, poco male. Daddy! Scappa, va. Libro lama. Qui raccogliamo tutto, ci piace di più. Allora, stavo pensando, siccome l'ultima volta che abbiamo che siamo stati qui su Taris, abbiamo praticamente raccolto delle uniformi in più, tipo questa armatura Sith, io adesso la vado a mettere. No, vabbè, messaggi non mi interessano, comunque. Dovremmo passare praticamente il sit in guardia dell'ascensore, però mi sa che è ancora presto, perché magari ci vuole anche un documento. Grazie per il follow, grazie. Magari ci vuole eventualmente anche un documento. Però adesso ci provo comunque. Ma infatti lo è molto articolato. Allora, il punto è che dobbiamo trovare un modo per andare nei bassi fondi, come dicevo. Però di qua saliamo. Se riuscissi a trovare il modo per scendere, potrei magari ingannare la guardia e con solo questa armatura qui possiamo scendere. Vediamo un po'. A plague spreads through our streets. We cannot sit idle. Another patrol heading down to the lower city, but good luck. I've heard it's pretty rough down there. There's a big swoop gang war going on, you know. You better watch yourself. Those gangs will take a shot at anyone, even us. It's too bad we don't have the manpower just to sweep those slums clean. Ottimo, sì, ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso possiamo scendere. Però adesso leviamocela, perché sennò magari ci dà dei malus quando siamo in combattimento. Sì, effettivamente sì. Un pacun paglia mo capata. Una nai cacciu. In kin kun oba muliraci kun. Tonna buncia. Icuta. Nun patisa. In man cialora kun. No! Buona! Cava tumpa curpa ia mocapata! Siamo visti ovviamente. E adesso li attacchiamo anche noi.
Ovviamente possiamo mettere in pausa il combattimento in qualunque momento se volessimo scegliere una tattica diversa durante il combattimento stesso, quindi può tornare utile, insomma. Ok, allora facciamo un po' di looting e vediamo cosa hanno questi tizi qui. Un bastone e questo nient'altro. Ok, allora questo è il livello intermedio praticamente della città di Taris e ci sono diverse cose che possiamo andare a vedere. Qui per esempio cosa abbiamo? Degli appartamenti, andiamo a vedere. Al solito ragazzi, le porte sono chiuse, al momento le lascio chiuse solo perché non voglio incasinare magari qualche quest. Ah, sì, mi ricordo, questa probabilmente è una cosa che va fatta tramite una quest, insomma, aspettiamo. Perché voglio farmi dare le quest, ragazzi, sennò probabilmente si intruppa tutto. Questi li possiamo tranquillamente andare a combattere, nessun problema. I'm here. Crediti di blaster, scudo, carino. Abbiamo uno scudo adesso. Allora, lo scudo possiamo andarlo ad equipaggiare sul braccio sinistro. Qui cosa c'è? Ok, perfetto, va bene. Ok, medkit vari, insomma, buoni per i combattimenti. Let's go! Kit riparazione, non abbiamo ancora robot, quindi eventualmente li accumuliamo e basta. Granate. No, stessa cosa. A volte si impunta anche con i comandi, quindi scusate ragazzi, devo fare esce rientra. O se no, aspetta, no. Dovrebbe essere sufficiente questo. Esatto. D'accordo. Allora, abbiamo fatto un livello in più, abbiamo nuovi punti, perciò facciamo un aumento di livello manuale. Possiamo modificare gli attributi. Dunque, le caratteristiche del tuo personaggio aggiungono bonus o penalità al tutto. Dal combattimento ai controlli di abilità ai poteri della forza. Controlla ogni caratteristica per vedere quali aspetti del gioco può condizionare. Allora, abbiamo un punto. Abbiamo forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma. Al momento siamo forti in forza. E siamo messi abbastanza bene in destrezza e costituzione, siamo sotto su intelligenza, carisma e saggezza. Cosa fa l'intelligenza? Determina la conoscenza e la capacità di ragionamento. Un valore elevato di intelligenza aggiunge il modificatore al numero di punti che il personaggio può spendere sulle sue abilità fondamentali. Saggezza
descrive la forza di volontà e la percezione, un valore elevato di saggezza aggiunge modificatori ai punti forza dei Jedi e ai tiri salvezza contro i poteri della forza. Inoltre è molto più difficile resistere ai poteri della forza di un Jedi con saggezza elevata. Se no, carisma. Rappresenta la personalità e la propensione al comando. Un alto valore di carisma aggiunge modificatori alle azioni e ai poteri legati alla forza, che sono molto importanti per tutte le classi Jedi. È anche importante per qualsiasi oratore persuasivo. E io direi di mettere questo punto proprio sul carisma, effettivamente, perché per esempio in dialoghi, come abbiamo fatto prima, dove c'era persuadi, quel dialogo non è andato benissimo, magari un valore più alto in carisma avrebbe risolto il dialogo. Quindi metterei il punto su carisma. E non abbiamo altri, infatti. Ok, diamogli ok. Lui cosa avrebbe consigliato? Vediamo un attimo. Avrebbe consigliato forza. Però siamo messi già abbastanza bene con la forza, quindi no, direi carisma comunque. Poi, abilità. Anche qui questo l'abbiamo già visto, abbiamo un punto che possiamo utilizzare. Lui consiglia eventualmente ancora cure ferite, potrei essere d'accordo, però effettivamente anche gli altri punti. Vabbè, demolizione 1, consapevolezza 1, anche persuasione vuole 2 punti purtroppo qui, o se no cura ferite. E quelli che mi interessano di più effettivamente chiedono 2 punti e noi ne abbiamo uno soltanto, quindi o saltiamo o andiamo ancora su cura ferite, che lui consiglia. Facciamo così, facciamo ancora cura ferite. Poi caratteristiche, queste anche le avevamo viste la volta scorsa, e consigliato lui da condizionamento, che sarebbe questo. Vi ricordo, questa caratteristica offre un bonus di più 1 a tutti i tiri salvezza riflettendo le eccezionali condizioni fisiche del personaggio. Potrebbe essere anche questo in effetti una cosa utile. Siamo ancora all'inizio, quindi eventualmente le parti, cioè i livelli di caratteristiche base vanno secondo me un po' tutte sbloccate, perciò diciamo ok. Accettiamo. Proseguiamo con l'esplorazione di questo luogo. How'd you like that? Crediti, parti e spine computer. Tutte cose abbastanza utili, ma diciamo che ci saranno più utili quando eventualmente avremo anche un robot a disposizione. Torniamo alla città bassa. Qui da dove siamo venuti, lì è ancora meglio di nostra cosa, cioè è meglio non andarci. Andiamo di qua. Potrebbe essere utile alla nostra ricerca eventualmente unirci alle varie gang che ci sono da queste parti. Qui c'è una cantina, vediamo che cosa c'è. Go away. Chisca Nichu. Kimba muri rabonaji. Kimba no kunitsat abon. Kakin cha nawabaton. Kun abashun ni chunchi. One. Scusate. Bosca! Chisca Nichu. La hupa botenya go gigi piti. Ki puna. Kava dumpa ku palea muka bata. Ji yoka ku dumpa ku palea. Two. Kiyokaku! Kimba muri rabonaji. Kuyami juski chika nai. Uba maska duana chichopa muska. Chiska da soki kuba. Une pudu! Rana no prata dongo shirkasha! Chum na pike! Three. No! No! No!
Beh, uno tranquillo, insomma. Proviamo a attaccare il bottone con calo nord. Ho visto come hai sistemato quei vulcani neri. Bel lavoro. Senti, non voglio combattere, voglio solo parlare. Va bene, ho capito, me ne vado. Smart. Abbiamo un po' di free looting. Qui c'è un'altra band che suona. Huh? What? Oh, sorry, I didn't see you there. My attention was kind of focused on the Twi'lek dancers. Look at them waggle those head tails. Don't worry, honey. Alien girls aren't really my thing. I'm much more interested in an attractive female of my own species. Ah. Chi sei? My name's Holden, baby. Maybe you've heard of me. I work for David Kang, you know? Lavori per Davik? I'm one of his top couriers. Davik's always sending me off planet to deliver and bring back packages. He knows he can trust me to follow my orders to the letter. Plus, I used to be an intergalactic customs agent, so I know all the tricks they use to catch smugglers. That gives me the edge I need on my courier runs. Non mi sembri un tipo molto riservato dal tuo lavoro. It's not like it's some big secret. It's kind of hard for Davik to keep a low profile when he belongs to a big intergalactic crime syndicate like the Exchange. Devo andare. Hate to see a pretty lady leaving, but you ain't the only girl in this place. I guess I'll go back to enjoying the dancers. Allora, la volta scorsa abbiamo incontrato una donna, probabilmente a livelli superiori, che cercava di nascondersi da un tizio che eventualmente lavorava per David Kang, e mi pare che si chiamava appunto Holden. Facciamo una cosa, proviamo a tornare tutto indietro. E a tornare da quella donna lì. Ah, ci ingaggiano in combattimento, va bene. Questo non ha niente. Ok, andiamocene via. Ah, ci ingaggio in combattimenti anche con quelli? No, dai. Graziamoli per il momento. Ah, e sai cosa? Mi rimetto anche l'armatura da Sith, visto che torniamo su, perché non vorrei mai che magari ci rompano le scatole quando usciamo dall'ascensore. Qualcosa sembra disturbare Kurt. Potresti parlare e cercare di farlo aprire sull'argomento? Ok. Parla con Kurt. Yes, what's on your mind? È un buon momento per farti domande? I'm all ears, beautiful. Sai cosa? Mi piace il suono di questa. Which, the fact that I'm all ears or the beautiful part? La parte bella, continua a chiamarmi così. I might consider it, but what are you gonna call me in exchange? Che ne dici di affascinante bastardo? No, mi dissocio perché Kurt è una grande persona. I like the first part of that. I'm a bit more partial to the most handsome pilot in the galaxy. Well, what do you think?
Ci penserò. Well then, I guess gorgeous will just have to do until then, won't it? Kidding aside, I bet you're not about to give up on those questions of yours. Are they really necessary? Non se ti danno fastidio. No, no, I don't have a problem with it, really. Go ahead and interrogate me. Questo non è un interrogatorio, non ho mai detto questo. No, I was just joking. Though you do seem to be full of questions. It's rather refreshing, to be honest. Let me ask you something first, though. I've been going through the battle aboard the Endar Spire over and over in my head since we crashed. Some things just don't add up for me. Maybe you could tell me what happened, from your perspective. Non ero nella posizione per sapere come stava andando, in verità. Neither was I, to tell the truth. I was on board as an advisor for the most part. The battle began so fast it's anyone's guess as to what actually happened. We lost the ship and a lot of good people. For what? In the hope that the Jedi powers would save us somehow? Not that Bastila had much of an opportunity to act. We didn't choose that battle anyway, it got forced on us. Hell, I'm just as surprised that any of us are alive to talk about it. Come to think of it. It's more than a little surprising that you happen to be here, isn't it? I mean, just what is your position with the Republic fleet anyway? Beh, sono solo un soldato. Sono sicuro che non c'è niente di insolito in questo, no? Hell no. Unless you consider that you were a last-minute addition to the crew roster and you just happened to be one of those survivors. Stai dicendo... No, aspetta, no, non mi piace. Preferiresti che non lo fossi? Don't be ridiculous. You've more than proved yourself since the crash. We wouldn't have made it this far without you, but still. Stai dicendo che io avrei qualcosa a che fare con lo schianto? No. Well, maybe. Don't get me wrong, it just seems odd that someone Bastila's party specifically requested a transfer aboard happens to survive. Perché Bastila avrebbe richiesto il mio trasferimento? The Jedi requested numerous things when they came on board. And hell, they practically took over the ship, as far as I can tell. Considering your connection to Bastila and the Jedi, whether you know it or not, your presence here seems a little convenient. I'm probably wrong, and this is probably nothing. I learned a long time ago not to take things at face value ever, and I hate surprises. Te lo sto dicendo, Kurt, non ho niente a che fare con lo schianto. I expect you're right. I've got no real reason to suspect you of anything. Still, it's better to be safe than sorry, right? Sei sempre così sospettoso? Look, it has nothing to do with you personally. I don't trust anyone. And I have my reasons. And no, I'm not going to discuss them, so can we just keep our mind on more important things? Beh, questa la considero importante. All right, all right. You must be the most damn persistent woman I've ever met. We'll talk about it, but later. Right now, I just want to get going. Ok, andiamo. Allora, noi dobbiamo andare da questa parte. He offered to, he enjoyed it out, and rather good, and he behind Borupia, and now for the Gusta. Get out of here, you goggle-eyed freak! You're too ugly for the upper city. Yeah, go back to where you came from. We don't want your kind up here. Ancora con questa cosa.
No, non mi piacciono le situazioni di razzismo, ragazzi, scusate. Ehi, bambini, lasciate in pace quell'italiano. What do you care what happens to some scummy alien? He's just a freak. Yeah, he isn't even supposed to be in the upper city. Solo perché è diverso non avete il diritto di attaccarlo. Come on, let's go. I don't want to listen to this alien lover anymore. Dovresti essere a posto adesso. Sono felice di esserti stato d'aiuto. Ma già vero? Abbiamo ancora l'armatura da Sith addosso, perciò pensa che siamo dei Sith. Ciao Spiro, benvenuto. Ok, punti lato chiaro guadagnati. In realtà dobbiamo levarci di dosso questa, perché sennò ci scambiano tutti per Sith. In realtà non lo siamo. Tutto bene, grazie, spero. Tu come stai? Allora, dov'era quella signora che abbiamo visto quella volta? Non è qui. Bene. Non è qui. Non è nemmeno qui. Che fine ha fatto? A meno che non era... dall'altra... nell'altro quartiere. Facciamo una cosa. Adesso cominciamo ad aprire... le porte. Magari si è richiusa quella che... che copre... insomma, che nasconde quella donna lì. Please, please don't hurt me. You don't have to kill me. I'll have Davik's money if he just gives me a little more time. Please, I don't want to die. Here, I've got 50 credits on me. That's all I've got. It's yours. Just don't tell Davik where I'm hiding, okay? I'm begging you. Cosa stai blaterando? You mean you're not here to kill me? But I thought you were one of Davik's bounty hunters. If you're not here to kill me, what do you want? No, nulla, sto solo dando un'occhiata in giro. Just looking around? Oh, okay. Go ahead, look around. Just don't tell Davik I'm here, okay? Ok, tanto. In realtà sto cercando qualcun altro, quindi bene così. Andiamo oltre. Sì, sì, infatti lo sto usando tramite Steam, Eros. Si trova su Steam, ma non solo su Steam, si trova anche ovviamente sui vari store delle console, PlayStation e Xbox, e si trova anche per smartphone e tablet. Perché è un gioco ormai che è particolarmente vecchio, insomma è del 2005, considera, quindi, anzi mi sa pure prima in realtà. Quindi ormai è emulato ovunque. No, non sono loro. E niente, ragazzi, andiamo a vedere allora l'altro quartiere. Perché evidentemente se non è qui è dall'altra parte.
Ok, senza aprire le altre porte, vediamo se eventualmente la troviamo subito così. Se no cominciamo ad aprire anche le porte. No, questo è la nostra, il nostro nascondiglio. Qui c'è qualcosa. Che prendiamo tutto, ovviamente. Eccola qui. You again? Why do you keep bothering me? No, non c'è il dialogo relativo a quel personaggio lì, però gli faccio comunque delle domande. I can't help you there. Since this thing with Holden, I've been scared to leave my apartment. I don't know anything about what's going on in the outside world anymore. Sì. Just one of Darvik's men who can't keep his hands to himself. But all he got for his trouble was a nasty scar from my vibroblade. Too bad I'm the one still paying the price. Cosa vuol dire? I don't want to talk about it. I'm in enough trouble already. Besides, I don't know if I can trust you. 2003. Eh sì, ragazzi, allora ha più di 20 anni. Senti, fidati di me, forse posso aiutarti. Well, I suppose you seem like an all right sort. When I cut Holden, it made him back off, but it also embarrassed him in front of his friends. Holden's a spiteful little hut slug. He went and put out a bounty on my head for what I did. That's why I'm hiding out here. Posso fare qualcosa per aiutarti? I doubt it. Holden is one of Darvik's men. When you work for the local crime lord, the authorities tend to turn a blind eye. I'm afraid this is between me and Holden now. Forse potrei scambiare due parole con Holden. You could try, I guess. He usually hangs out at the cantina in the lower city. It probably won't do any good. Holden's used to getting his own way. That's one of the fringe benefits of being a goon for Darvik. Working for the local crime lord lets you get away with things. Still, I appreciate the offer. Ok, ora devo andare. Goodbye and good luck. I hope you can talk some sense into Holden. Ok, quindi adesso possiamo eventualmente tornare in quella cantina lì, dove eravamo poco fa, parlare di nuovo con Holden e magari riusciamo ad aiutare questa donna. Via. Bene, mi rimetto di nuovo l'armatura da Sith, così possiamo scendere. Listen to me, people. There is a terrible scourge sweeping our planet. Ciao Andrea, bentornato. Ciao. Ok, leviamoci di nuovo l'armatura e torniamo normali. Come stai, Andrea? Tutto bene? Eccolo qua. Hey baby, back again, I see. I guess the old Holden charm is still working. The ladies just can't leave me alone. Sì. Tu sei quello che ha posto la taglia sulla testa di Dia, non è così? You're here about that? I guess Zax must have mentioned me to you at the bounty office. Fair enough. I don't care who takes her out. Just so long as the job gets done.
I can't let her get away with what she did. That wench tried to cut me with a vibro blade. Perché voleva fare una cosa del genere? Because she's crazy. She started screaming that I was making advances, and the next thing I know, she's coming at me with a knife. Yeah, right. Sounds to me like she was defending herself. I admit I was drunk. Maybe I got a little fresh. But it was no big deal. She didn't have to cut me. Beh, a me sembra che hai avuto ciò che meritavi. Hey, you weren't there. She totally overreacted. Aha, certo. E voglio che tu rimuova la taglia su Dia. What? I can't do that. Think how it would look. I work for Davik. I've got a certain reputation to uphold. I can't let her get away with this. There has to be payback. Although, I do feel a little guilty about all this. Dia's a good-looking gal. It'd be a shame to kill her. Tell you what, I'll take 200 credits in exchange for lifting the bounty. Sì, no, senti, non mi interessa. Eccoti 200 crediti, ora muovi quella taglia. Adesso. Don't worry, I'll stick to my end of the bargain. I'll go tell Zax right now that the bounty is off the table. Ecco. I told you to leave me alone. So give me some space, bug eye. Your breath smells like bantha poodoo. Kuyami juski chika nai. Tong patoga smaktilia. The beast you bone cookie punkpa. Tongi twama jeez. Who you calling little girl, Chuba face? Ubabatu konchi. She's got a soki kupa bona na chachu. Just a sec, boys. Sawbar, a little help here? I need you to rip the legs off some insects. E vai, c'è anche un walkie. Quit complaining. You can finish eating later. Besides, you need the exercise, so get over here. Kiyokaku! Kimba muli rabwanaji! Kuyami juski chika nai! Uba baska dwana chichopa muska! You got a problem with me? Then you got a problem with Big Z. So unless you want to take on my furry friend, I suggest you greenies hop on out of here. Chubasa! Kimba muli rabwanaji! Kaba volpa muji gumaya! E vai, c'è anche walkie. Possiamo, mi sa, anche parlarci. Vediamo un po'. Hey, relax, Big Z. No need to be rude. Sorry about that. But Wookiees ain't much for conversation, you know? Allora forse possiamo parlare anche con lei. Sì. Say, I don't recognize you, and I know pretty much everyone in the Lower City. You must be new down here. I guess that makes me and Big Z your official welcoming committee. Ehi, parliamo la stessa lingua. It's not that strange. Most aliens can speak basic, they just prefer to use their own language. But I grew up here on Terra, so I just sort of got used to speaking the native tongue. You showed a lot of guts dealing with those Valkyrs, kid. You got a name? My name's Mission Veo, and this big Wookiee is my best friend Zalbar. I'd offer to give you a tour, but the streets down here aren't safe. But if there's anything else you need... Scusa, come hanno fatto un Wookiee e una Twi'lek a diventare migliori amici? We just kind of fell in together. It ain't easy on your own here in the Lower City. Everyone's always looking to push you around. So we noticed. Still, you seem like an odd pair. When I met up with Zalbar, seemed like a pretty good match. I knew we could look out for each other. With my street smarts and his muscle, we make a great team. Vorrei porti delle domande. Well, you came to the right person. If you want info on Lower Terrace, I'm the one to talk to. Davik, the Lower City gangs. I even got the scoop on that bounty hunter, Calo North. Ah, ecco. D'accordo, allora parlami di Davik. Davik's part of the Intergalactic Crime Syndicate, but I guess everyone knows that. But I hear he's got a new ship for his smuggling operations.
the Ebon Hawk. I don't know much about space travel, but I hear that ship's fast enough to break the Sith blockade. Of course, this is all just secondhand rumor. Where would he keep it, do you know? If Davik does have a ship, he's got it locked up in his estate. Nobody gets in there, except the people working for Davik and the Exchange. Potrebbe essere un mezzo per andarcene. Parlami delle bande della città bassa. There's only two gangs worth worrying about here in the lower city. The Black Bulkers and the Hidden Becks. Sometimes Zalbar and I hang out at the Beck base. The Becks are led by Gaddon Theck. He's a good guy. Lost his sight in a swoop bike accident a few years ago, but even blind, he's a great leader. Not like that traitor Brezhik. Before he took over the Bulkers, he was a Hidden Beck. Gaddon considered that ungrateful space slug his adopted son. Sai dirmi qualcosa su Kalo Nord? Kalo Nord's one of the most famous bounty hunters in the galaxy. He's killed more people than the Iridian Plague. I've seen him kill people just for trying to talk to him. He hangs around Zack's bounty office, but I don't think he's looking for work there. All the postings there are small time, way beneath a bounty hunter of his caliber. I figure Kalo's been hired by Davik to do a special job for the Exchange. I'd wager 1,000 credits that as soon as the quarantine ends, he'll be getting off this rock. Va bene, ora devo andare. You going? Yeah, this dive is pretty boring. No action around here. Come on, Big Z, let's go. Can't you think about something besides your stomach for 5 minutes? Come on. We'll go see if there's anything good to eat at the Beck base. Ok. E qui abbiamo avuto un po' di informazioni anche da questo personaggio. Allora, cosa abbiamo da questa parte? Un'altra zona combattimenti? No, cacciatori di tagli, Holden. What do you want now? This whole thing with Dia is over, so we don't have anything to discuss. Ah, vabbè, no, allora devo andare, ciao. Hate to see a pretty lady leaving, but you ain't the only girl in this place. I guess I'll go back to enjoying the dancers. Quindi, ah, questo è Zax, ok. Che buona! Buona, Narcaccio! Timba mulera tuana! Da upa botegna go ciocio piti! Da caci ciò naisa odunga! Da upum giustac mi che grabi mogo! Torpa da vunque lagando da naga ciocciut! Mo Rundi autonga ton kimba nan kongek. Wana kumbes jimpa la muri kun hunkabi. Lavori per Davik? Gioca col molera. Kien kongio pesha. Nova moleraji. Cerrio tora anchi. Hai tapia. Perché non tenti di nascondere il fatto che vieni stipendiato da Davik? Parlami delle taglie. Paris Manaris, donjone a Hakono, Nulera Yonunase, Gijin Webegua Naita Wish, Muline Borome, Uvan. I can't see anything wrong with getting rid of people like that, as long as we don't end up on the list of their victims. Tunira manu prata tunkio sercha toma toma Tarawe pamirji kumana Kin kon shashi ken Me ken kono ba mulera jikun Wama kumbes chimpala muli Tunira na Okay, I don't know about Davik's special contracts. Justice is one thing, but doing a crime lord's dirty work is something else. E poi la missione con Dia è stata annullata, quindi non dobbiamo necessariamente seguirla. Mm.
Goyawa na chikni. Bamul slimma potana wanga kumbis. Come riscuoto i crediti dell'Italia? La gola ma rinchies ma toma. Inkin slimma potona mulera chikun. Nova runde hatunga kuhunkavi. Ok, voglio più dettagli sulle taglie che offri. Undi autonga ton kimba nan kunkek. Wanna kumbes chimba yamui kununkavi. Parlami di Selven l'assassino. Kachi chun naita autonga. Tau kun justak mi kegrabil mogo. Tur padavun kwa yagando da naga chuchut. Kipuna! Ona na kachu. Kimba mulera tuana. Ta upa boten yago chuchupiti. Kava tun paku ta iya mokata. Tumira manu prata tunkyo. Sercha toma toma. Kava vui pamuelji. Kumana, kinkon shashi ken, ne kenko nova mulera jikun, wama kumbes chimbala muli. Questo non è Jabba the Hutt, Spyro. Questo è un altro Hutt, effettivamente fa parte della stessa razza, gli Hutt, però questo si chiama Zax. Jabba si trova da un'altra parte, se ricordo male, spiegami un attimo. Su. Ok, Jabba the Hutt si trova su Tatooine. Sono della stessa razza, ma non sono la stessa persona. E poi comunque devi considerare che questo gioco è ambientato quanto? 5.000 anni prima del film numero di episodio 4. Ok, ho il suggeritore, scusate. Hanno mai scoperto chi era stato a ingaggiare Selven per ucciderli tutti? Ok, ora devo andare. Ci vedo a nani bobo. Con manun sha non gang. Mucci ti to a chi ci giacu. Ok, quindi praticamente adesso abbiamo questa mini quest, praticamente la taglia su Selven. C'è una taglia ufficiale del governo su una donna di nome Selven. È una pericolosa assassina e non vi sono informazioni sulla sua attuale posizione. Selven. Beh, però non possiamo prenderne una sola, perché magari se questo personaggio sta chissà dove, in posti che ancora non possiamo raggiungere, ovviamente non ce la faremo mai. Poi abbiamo David Kang, ha piazzato una taglia illegale su un ex membro di nome Matrix, che ha denunciato David e lo scambio delle autorità. Poi c'è questa su Largo, un mercante di nome Largo deve una forte somma di denaro a David, non potendo pagare il debito si è nascosto, così David ha messo una taglia illegale sulla sua testa. E sappiamo anche dov'è, perché l'abbiamo trovato prima per sbaglio. E poi c'è una taglia su Bendak, quella su Dia. Dobbiamo solo parlare con lei. Allora, a questo punto andiamocene. Ragazzi, per questo video mi fermo qui. Ci vediamo la prossima volta con Knights of the Old Republic. Andremo avanti con la storia
e vedremo che cosa ci portano queste nuove missioni che ci hanno dato qui in cantina. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella di modo da sapere quando usciranno i miei prossimi video. Ciao, vi amo tutti, a presto!